Buonasera a tutti, questa è la seconda serata che faccio in seguito alla prima su Python, meglio sulla programmazione, e nel dettaglio guardiamo Python. Non mi dilungo molto prima di iniziare a digitare. Se ci sono domande, dubbi, curiosità sugli argomenti scorsi, magari farsi vivi adesso prima di costruirci sopra. Ok, lo prendo come un no. Questa sera vediamo qualcosa di più interessante. Allora, la scorsa serata abbiamo visto i costrutti di base, cioè variabili, condizioni, qualcosa di cicli, eccetera. Adesso vediamo le collezioni dati. Iniziamo con le collezioni dati, quindi liste, dizionari, e poi parlerò anche un attimino delle tuple, che sono un caso particolare di lista in un certo senso. L'altra volta, tra l'altro, avevo fatto intravedere una lista. Una lista cos'è? È semplicemente, prendiamo la mia lista, dichiariamo una variabile e gli assegniamo come valore una lista. Una lista si dichiara usando le parentesi quadre, e all'interno possiamo inserire gli elementi che vogliamo che la lista contenga. Quindi, per esempio, voglio una lista che contiene 1, 2, 3, 4. Le liste sono collezioni ordinate, nel senso che non che se io adesso aggiungo meno 1, in automatico il meno 1 me lo mette davanti e mi ordina gli elementi, nel senso che se questo è l'ordine degli elementi che ho inserito nella lista, se io andrò, tra poco vedremo, a percorrere la lista, cioè a chiedere uno ad uno gli elementi della lista, li riceverò nello stesso ordine. A cosa servono le liste? A un sacco di cose. Se guardate codice Python e non negli altri linguaggi, vengono chiamate array. Tra parentesi faccio faccio questo chiarimento. In altri linguaggi vengono chiamati array. È la stessa cosa? No. Un array è una cosa molto più a basso livello, molto vicina a quella che è anche la rappresentazione in memoria, ed è un array, è assolutamente omogeneo, cioè contiene elementi sempre dello stesso tipo. Chi ha messo le mani su C++ lo sa. Una lista è una struttura più ad alto livello, può anche essere implementata in modi diversi, tra l'altro sotto ci sono le liste linkate, ci sono le liste piatte, eccetera, varie cose, non entreremo nei dettagli. Una cosa che hanno le liste di Python che è molto particolare, anche se non vi consiglio di avventurarvici, è il fatto che le liste possono essere eterogenee, cioè io su una lista posso avere sia numeri che stringhe. Non vi consiglio, se state imparando a programmare, di usare questa possibilità. Python, come abbiamo detto, è un linguaggio molto flessibile, ma tutta la flessibilità a volte vi dà una zappa sui piedi, letteralmente. Se sapete che una lista contiene solo numeri o solo stringhe o solo oggetti di quel tipo, eccetera, è un grosso vantaggio, perché sì, lo scoprirete più avanti. Abbiamo visto come dichiarare una lista, vediamo cosa possiamo fare su una lista. Qui mi aiuta il mio editor, mi dà un po' di consigli. Abbiamo alcuni metodi. La notazione punto l'abbiamo vista l'altra volta per accedere a funzioni di moduli. In questo caso la mia lista non è un modulo, non è neanche un oggetto, ma diciamo che la trattiamo come fosse un oggetto. Cos'è un oggetto? È un oggetto, cioè non c'è una finché non spiegherò le classi, non c'è adesso una spiegazione molto formale, un qualcosa. In realtà anche un numero o una qualsiasi literal, credo, la stringa ciao, è un oggetto in un certo senso. Io posso fare dei metodi, si chiamano, ci sono delle funzioni che quando vengono chiamate su un oggetto o su una variabile o un elemento vanno ad agire su quella variabile barra oggetto barra elemento. In questo caso sulla mia lista abbiamo una funzione molto importante, si chiama append, che ci permette di aggiungere un elemento alla lista. Allora spostiamoci un attimino sull'interprete e andiamo a provare tutto passo per passo. Creiamo una lista, la chiamo L per questione di comodità, e la inizializziamo a una lista che contiene 1, 2, 3, 4. Andiamo invio. Non è importante la spaziatura, quindi potete fare anche così, anche se no, cioè meno leggibile, non vedo se ha senso. Dilatate un po' tutto così si capisce, questo è il mio consiglio.
Intanto possiamo vedere che se facciamo print e stampiamo la lista, Python è in grado di stamparci direttamente una lista. Questo è molto utile, siccome le liste vengono molto usate nei programmi, spesso vogliamo sapere cosa c'è dentro, e in un linguaggio, in altri linguaggi, per esempio C++, per scrivere il contenuto della lista, di solito tradizionalmente bisognava iterare su tutti gli elementi della lista, cioè bisognava dire ok, quanti elementi della lista? 8. Bene, adesso prendo l'elemento numero 0 e lo scrivo, elemento numero 1 e scrivo, elemento numero 2 e scrivo. Python ci fa un grossissimo favore e ci permette di fare questo in automatico, e lo fa anche con strutture dati più complesse. Essendo che una lista può contenere qualsiasi tipo di dato, noi possiamo, volendo, fare una lista che contiene liste. Quindi abbiamo una lista che contiene come primo elemento una lista di due elementi, come secondo elemento un'altra lista di altri due elementi, come terzo elemento una lista che contiene come primo elemento una lista di tre elementi, come secondo elemento una lista di un elemento. Chiudiamo, mi sto perdendo, qua ci siamo. Se io scrivo giù adesso, lui capisce cosa ho scritto, cioè essendo che è eterogenea questa cosa, possiamo farla anche con altri tipi di dati chiaramente. E vedete che possiamo iniziare a costruire strutture molto complesse. Sì. Come mai tu hai messo il doppio apice e lui ti mette l'apice? Perché è indifferente. Come abbiamo detto l'altra volta, potevo anche dichiarare ciao una stringa, posso indicarla con l'apice singolo, e lui scrive sempre l'apice singolo indipendentemente da cosa scritto. Le virgolette non fanno parte della stringa, solo per dire a Python guarda che ti sto dando una stringa. Perché se non mettessi, ecco, questo l'ho detto l'altra volta perché pensavo fosse un po' scontato, forse è meglio dirlo, se io non metto le virgolette, errore, cioè mi dice ciao cos'è. Lui sta cercando adesso una variabile che si chiama ciao da inserire, il cui valore andrebbe inserito nella lista, oppure un modulo, un oggetto, un qualcosa, un nome, un qualcosa, dice, infatti non specifica che è una variabile, dice il nome ciao non è definito, non c'è niente che si chiama ciao, quindi non so cos'è. Combinare, inserire, si dice nestare, anche uno dei termini che si usano, liste tra di loro, è una cosa che si fa abbastanza spesso, più spesso si nestano strutture dati differenti, quindi vedremo che avrò i dizionari mi permettono di avere una mappatura da un elemento a un elemento, servono per rappresentare per esempio una persona, un nome, un cognome e un'età, quindi il nome, la chiave nome viene mappata a un numero, il cognome anche, l'età, il nome viene mappato a una stringa, il cognome una stringa e l'età un numero. Posso avere per esempio una lista di persone, quindi ho una lista di dizionari, ogni dizionario è una persona. Torniamo di qua, allora, anzi, rimaniamo qui. Abbiamo la nostra lista, partiamo con quella iniziale L, che è un po' più semplice. Possiamo fare L.append e dare un elemento alla lista, per esempio 5. Non ci dice niente, però se noi adesso riscriviamo L, oppure anche solo digitando L nell'interprete, ricordo, ci accorgiamo che la lista è stata cambiata, è stato aggiunto il numero 5. Allo stesso modo, anche l'interprete vi dà i suggerimenti su cosa si può fare, facendo il doppio tab a quel punto. Possiamo fare per esempio index per sapere a quale indice della lista si trova un determinato elemento. Io voglio sapere dove si trova all'interno della lista l'elemento 3, ne ritorna 2. 2 cosa vuol dire? Che è il terzo elemento. Perché 2 è il terzo elemento? Perché questo è l'elemento indice 0. Si dice indice, elemento numero 1 sarebbe indice 0, almeno per quanto io sempre tenuto questa nomenclatura. Questo è l'elemento indice 1, questo è l'elemento indice 2, indice 3 e indice 4. Quindi questa lista è una lista di 5 elementi e possiamo controllarlo usando la funzione len, che è una funzione, come vedete, non è un metodo della lista. Perché? Perché len si può usare su molte cose. Posso fare len della lista e mi dice che la lista è lunga 5, ma per provare la mia affermazione posso fare anche la lunghezza di una stringa. Quindi len è una funzione molto versatile, funziona per tutti i tipi di collezioni. Le stringhe, vedremo, non sono delle liste, però si comportano abbastanza come delle liste, perché cos'è una stringa alla fine? Una sequenza di caratteri, se ci pensate.
per questioni di Unicode, ASCII, codifica, non è esattamente una lista, ma molti linguaggi le stringhe sono semplicemente un alias, cioè sono la stessa cosa di una lista di char, di caratteri. In Python non è così, perché per fortuna, dico, Python gestisce l'Unicode. In Python non esiste, se voglio avere un carattere singolo, non esiste il tipo di dato carattere, come esiste int, come esiste boolean, eccetera. In C, C++ esiste il tipo char. In Python non esiste il tipo char. Se voglio usare un carattere solo in Python, faccio una stringa da un carattere. Ok, tornando alla lista, abbiamo visto che con index, che in inglese vuol dire indice, possiamo ottenere l'indice di un elemento, lui cercherà l'indice di un certo elemento nella lista. Cosa succede se ho due volte lo stesso elemento, quindi ho aggiunto un 3 adesso alla lista, quindi adesso la mia lista è 1, 2, 3, 4, 5, 3 di nuovo, se faccio L index di 3 mi ritorna 2, cioè mi trova il primo. Posso modificarlo, se andate a vedere la documentazione, dico da cercare dal terzo indice in poi, per esempio, o posso anche aggiungere un altro parametro e dirgli fermati a tot indice, se dico di fermarsi al 4, mi dice errore, non c'è. Dal 3 al 4 non ho trovato nessun 3. Non è particolarmente importante adesso, giusto per farvi vedere come queste funzioni, se andate a vedere la documentazione, sono abbastanza flessibili. Altre cose rilevanti, beh, il remove è utile, è l'opposto dell'append, quindi possiamo togliere l'1 e adesso è sparito l'1, possiamo, se togliamo il 3, sparisce solo il primo 3 e non ho controllato, ma credo proprio che anche remove supporti lo stesso discorso di da dove iniziare a dove finire. Remove molto probabilmente è implementato come facendo internamente usa index, cioè cerca dove si trova l'elemento e poi lo rimuove, con una cosa che vedremo a breve. L'ultimo paio di funzioni interessanti sono clear per svuotare la lista, non ho voglia di farlo adesso perché devo riscriverla, ma fidatevi, la svuota e diventa una lista vuota. Una lista vuota si scrive aperta quadra, chiusa quadra, quindi nessun problema. Ridichiariamoci la lista, questa volta non so se qualcuno intuisce come stiamo per fare, visto che sto scrivendo un po' disordinati. Vediamo che si può ordinare una lista. Per ordinare una lista ci sono due modi. Il primo è di usare la funzione sorted, che come la funzione len è una funzione un po' abbastanza versatile, nel senso che si può usare su varie cose, infatti non è un metodo della lista, anche questo abbiamo visto. Sorted e len sono funzioni tipo print, cioè le chiamo, ci sono già definite, sono lì pronte, quando voglio le uso. In alternativa c'è il metodo sort sulla lista. Cosa succede col metodo sort? Il metodo sort non ritorna niente, invece sorted abbiamo visto che ritornava come valore, che mi è stato scritto in console, questo, quindi avrei potuto fare, non so, lista ordinata uguale a l.sorted, a sorted di l. Questo mi assegna alla variabile lista ordinata il risultato dell'operazione di ordinamento della lista l. Adesso invece ho fatto l.sort, non ha ritornato niente, quindi se facevo lista ordinata, lo facciamo anche, è uguale a l.sort, se andiamo a vedere cos'è lista ordinata, non è niente. È non, per la precisione, cioè non ha ritornato niente. Cosa ha fatto l.sort? Allora mi ha modificato la lista, me l'ha ordinata, è cambiata sul colpo. Ok, queste sono le liste, vediamo cosa possiamo fare anche con i cicli e le liste. L'altra volta abbiamo visto il for e ho detto che il for l'abbiamo visto solamente così, in range da fino a 8 per esempio. Cosa fa una cosa del genere? Usciamo da qui e chiediamo a Python di eseguirci questo script, ci scrive, ci itera praticamente, ci ripete, è un ciclo, quindi ripete tutto quello che è al di sotto per un certo numero di volte, quante volte lo ripete per quanti elementi ci sono nel range, cioè nell'intervallo, in pratica fino a 8, volendo potrei fare anche da 0 a 8, da 0 a 7 sarebbe 8 non incluso, e ogni iterazione del ciclo viene assegnato a i il valore in pratica dell'elemento su cui sto iterando.
non è probabilmente l'altra volta, non è stato molto naturale, è più naturale vederla così. Per I in la mia lista, meglio ancora invece che chiamarlo I lo chiamiamo elemento, per for elemento in la mia lista. Questo cosa fa? Lo dice letteralmente in inglese, si può leggere, però manca solo for each, infatti certi linguaggi lo chiamano for each, questo qui si chiama for, per ogni elemento in la mia lista due punti file. Cosa facciamo? Per esempio scriviamo elemento, in questa lista abbiamo inserito questi elementi, abbiamo visto che ci vengono stampati tutti gli elementi della lista uno sotto l'altro, perché uno sotto l'altro perché abbiamo usato un print ricordiamo, stampa, va a capo. Questo è il metodo canonico tradotto in Python con cui negli altri linguaggi, non tutti ma una parte di linguaggi, bisogna fare il metodo che bisogna usare per scrivere gli elementi di una lista. Se qualcuno ha mai usato l'Arduino, non potete fare serial.println e dare dentro una lista Arduino, cioè oddio non lo so, non ho mai provato onestamente, ma se usate C++ e usate per esempio printf non potete dare una lista, dovete fare un for che itera per tutti gli elementi e ve li scrive. Scusa un secondo, voglio aggiungere una roba. Sì. Non si poteva fare più semplice con la compressione delle liste, in inglese list compression? Sì, tipo che ti bastava una riga solo? Sì. Stiamo guardando cose abbastanza di base, nel senso è... Scusa. No, tranquillissimo. No, sono cose molto interessanti queste. Magari le vediamo, ci saranno altri incontri più tardi, dove proprio più tardi nell'anno, dove vedremo, faremo anche un programmino in Python, qualcosa, però sono degli incontri pensati per chi non ha mai visto la programmazione in un certo senso, quindi anche molti aspetti di Python, tipo le list compression, che sono molto belle, le dovrò tralasciare, se no finiamo più. Ok, vediamo un po' cos'altro si può fare. Facciamo qualche giochino giusto per vedere un po' come si comportano, far ingranare un po' di più le cose. Chiamiamola L1 per semplicità. Ci dichiariamo per esempio una L2 che è una lista vuota, possiamo dichiararla tranquillamente così. Facciamo sparire questo for e adesso facciamo for elemento in L1, L2 append elemento. Cosa succede? Prendiamo, iteriamo su tutti gli elementi della prima lista e li aggiungiamo alla lista 2. Adesso scriviamo L1 e scriviamo L2 alla fine del programma, andiamo a vedere e sono uguali giustamente. Non serve a niente questa cosa, è giusto per far vedere come si possono combinare un po' le cose. Volendo potrei fare... no, non ha senso. Ok, vediamo un'altra cosa interessante e importante, lo slicing. Lo slicing è una caratteristica molto interessante di Python, è una funzionalità che hanno pochi linguaggi ed è molto 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 interessante secondo me. Lo slicing cosa permette di fare? Lo dice il nome, a fetta, cioè ci permette di prendere una fetta, un pezzo di cosa, di collezioni di dati, in particolare di collezioni ordinate, perché dobbiamo dire da dove iniziare a spezzare fino a dove, oppure da che punto in poi o da che punto, o fino a che punto, cioè deve esserci un senso di ordine nella collezione per poter fare lo slicing. In una lista quindi possiamo farlo, e possiamo farlo anche nelle stringhe, perché le stringhe sono alla fine delle sequenze di caratteri, se così vogliamo vederle, sono un po' come le liste, ovviamente si comportano un po' così, e infatti dopo vedremo come si usano. Lo slicing come funziona? Chiamiamo la lista per comodità. Allora, lo slicing, andiamo anzi direttamente qua, ci dichiariamo una lista, ci mettiamo un po' di numeri, 3, 4, 5, 6, 7, quindi abbiamo una lista di 8, di 7 elementi, scusate, di 8, ok. Se io, intanto prima volevo far notare, non l'abbiamo fatto vedere, ok. Intanto, cosa importante, per accedere a un elemento di una lista, a un certo indice, io posso usare, dopo il nome della variabile, le parentesi quadre e inserire l'indice dell'elemento a cui voglio accedere. Se inserisco per esempio 5,
mi viene ritornato l'elemento all'indice 5, quindi indice 0, indice 1, indice 2, indice 3, indice 4, indice 5. All'indice 5 c'è il 6 e infatti mi viene ritornato 6. Viene ritornato nel senso che, come fanno le funzioni, ritornano un valore, quindi io posso fare una variabile che si chiama per esempio sesto elemento è uguale a quinto elemento della lista. Se adesso scrivo il contenuto di sesto elemento, contiene 6 questa variabile. Lo slicing lavora allo stesso modo, lavora sempre all'interno di queste parentesi quadre e ci permette di dire cose tipo: dammi gli elementi della lista da il primo elemento fino al terzo. Lui ci dà, scarta l'elemento 0, parte dal primo, prende il secondo e fino al terzo non incluso, quindi questi due qui. In pratica, se io gli chiedo fino al quarto non incluso, ci dà l'elemento 1, 2 e 3. Come la funzione, come il range all'interno dei for è non inclusiva per quanto riguarda l'estremo superiore dell'intervallo, anche nello slicing è questo il caso. Possiamo fare, come vedete, a proposito viene ritornata una lista, infatti noi abbiamo chiesto potenzialmente più elementi, potremmo chiederne anche solo uno, dicendo dall'elemento 1 all'elemento 2 non incluso, quindi solo l'uno, in pratica ci ritorna una lista con all'interno solamente 2, quindi lo slicing ritorna sempre una lista. Se chiediamo dall'1 all'1 non incluso ci dà lista vuota. Una cosa interessante che possiamo fare è chiedere dall'1 in poi. Per esempio dal quarto elemento in poi ci dà solamente gli ultimi 4 e allo stesso modo fino all'elemento di indice 4 non incluso, quindi 0, 1, 2, terzo indice, il quarto sarebbe il 5 e non incluso, quindi questo pezzo qui praticamente. Questo è un'operazione molto utile in tantissimi casi. È difficile fare degli esempi adesso finché non vediamo qualcosa di concreto. Vorrei riuscire stasera a fare un esempio di programmino per fare una piccola rubrica dove abbiamo un piccolo menu dove inseriamo per esempio nome, cognome, numero di telefono. Vediamo, spero di aver tempo. Ok, vediamo adesso che possiamo farlo anche sulle stringhe. Addirittura non assegno neanche una stringa a una variabile, l'uso direttamente così. Posso chiedere, il sesto non esiste, posso chiedere il secondo carattere, il carattere all'indice 2, quindi il terzo carattere della stringa, per esempio. Oppure posso chiedere tutti i caratteri dall'1 fino a 4 non incluso, quindi il resto della stringa. Oppure posso chiedere metà della stringa, cioè dall'indice 2 in poi. Questo è utile se per esempio stiamo facendo anche un programma, questo è un esempio concreto, facciamo un programmino che deve passare, cioè deve leggere l'output di un qualche comando da terminale, sappiamo che è tutto formattato in una certa maniera, stiamo iterando su tutte le righe dell'output e vogliamo prendere per esempio il primo token, sappiamo che è compreso tra i caratteri 0 e 10, possiamo fare la linea con lo slicing da 0 a 10 e otteniamo una sottostringa, quindi un'altra stringa, infatti vediamo che era chiusa tra le virgolette singole, se fosse doppia non cambierebbe niente, quindi ci viene ritornato una stringa. Questo vuol dire che questa cosa posso farla dappertutto, io posso per esempio leggere, non so, il nome dell'utente usando la funzione input che abbiamo usato l'altra volta, adesso mi chiede il nome, Giacomo, e adesso sulla stringa nome abbiamo contenuto della variabile, possiamo prendere solamente, intanto possiamo accedere agli elementi di una stringa come fosse una lista, quindi possiamo prendere l'iniziale, possiamo prendere tutte le lettere dall'indice 3 in poi, per esempio, e abbiamo il nome di un lago. Ok, vediamo un po' i dizionari. I dizionari sono un'altra struttura dati molto molto potente di Python, cioè si fa tutto con i dizionari potenzialmente, cioè possono rappresentare oggetti o comunque informazioni, entità in maniera molto flessibile e molto efficace. E i dizionari cosa sono? Intanto un dizionario in realtà è un nome un po', non è il nome proprio corretto, il nome sarebbe una mappa.
una mappa barra dizionario cos'è? È una struttura dati che creiamone una, chiamiamola D, tanto si dichiara con le parentesi graffe, quindi anche su Python esistono le graffe, però non vengono usate per delineare i blocchi come in altri linguaggi. Con le parentesi graffe all'interno qui io posso iniziare a elencare il contenuto del mio dizionario. Come dice il nome, un dizionario cos'è? Se pensiamo al dizionario della lingua italiana, il dizionario cosa fa? Alla fine associa una parola, dei contenuti, che nel caso del dizionario della lingua italiana associa ad ogni parola una descrizione della parola, degli esempi, eccetera. Noi qui siamo molto più flessibili, nel senso che possiamo associare a qualsiasi valore di qualsiasi tipo, possiamo associare a un intero una stringa, possiamo associare ad una stringa una lista di interi, possiamo associare a, non lo so, a un valore booleano, anche a un true, possiamo associare un altro dizionario che contiene altre chiavi con altri valori, e qui introduciamo un concetto importante di dizionari: ci sono due elementi, le chiavi e i valori. Le chiavi sono gli elementi, diciamo, beh, sono le chiavi del dizionario. Iniziamo a scriverne uno, proviamo a rappresentare una persona con un dizionario, l'esempio che avevo accennato prima. Una persona ha un nome, quindi usiamo una chiave nome, per esempio, che avrà associato un valore che sarà un'altra stringa, perché il nome lo rappresentiamo con una stringa, e mettiamo, non so, abbiamo la chiave cognome, che conterrà a sua volta un altro valore, e la chiave età, che contiene un valore numerico in questo caso. Come vedete, la sintassi per riempire, per dichiarare un dizionario è questa. Non per forza bisogna andare a capo, io avrei potuto fare anche tutto così, questo è validissimo, anzi è di solito dappertutto, trovate che quando vengono introdotti i dizionari li dichiarano così. Vediamo un po' la sintassi: ho all'interno delle graffe ho la chiave, due punti, come a dire questa chiave è associata a, e ho un valore, virgola, e posso proseguire come in una lista, ho degli elementi, posso proseguire con un'altra associazione. Quindi in un certo senso il dizionario potremmo anche vederlo come una lista di associazioni. In realtà, concretamente, spesso viene implementato, è effettivamente un dizionario, un insieme, una lista di coppie chiave-valore. Questa è la chiave, questo è il valore. Perché si chiamano chiavi-valori? Perché io dalla persona posso, adesso vediamo un po' cosa ci permette di fare, chiedere il nome. Quindi, come in una lista, io all'interno delle quadre inserisco l'indice dell'elemento a cui voglio accedere, qui vado a inserire invece la chiave dell'elemento. Quindi io chiedo qual è il nome della persona, cioè dammi la chiave, il contenuto della chiave nome in questo dizionario. Se io adesso giro su un print e vado fuori da qui e mi eseguo lo script, ci ritorna il nome che è Gianni. Posso fare lo stesso per cognome, eccetera eccetera. Ok, cosa possiamo fare anche con un dizionario? Passiamo all'interprete, così proviamo un po' di cose, chiamiamolo D, facciamo un dizionario. Vediamo adesso invece, per esempio, facciamo un'associazione tra numeri, associamo numero 0, la stringa ciao, al numero 1 la stringa mondo, e al numero 2 associamo una lista di numeri. Non abbiamo restrizioni su ciò. Vediamo tra parentesi che possiamo fare print su un dizionario come sulle liste, e Python ci ritorna una rappresentazione molto comoda, anche qui ci permette di capire cosa c'è all'interno senza dover fare cicli for per iterare eccetera, che comunque si possono fare anche sui dizionari, cicli for, e questo è molto utile. Appunto, il print di Python è un ottimo strumento di debug in mezzo al programma. Non sapete, volete sapere cosa contiene una certa variabile, un certo oggetto, un certo elemento, print, nome, via, fine, vi scrive tutto. Tranne nel caso di oggetti di classi, riesce sempre a trovare una rappresentazione comoda di quello che date a print, vi permette sempre di capire cosa c'è all'interno, qual è il valore. Anche qui possiamo ovviamente chiedere un elemento,
In questo caso, siccome le chiavi del dizionario sono dei numeri interi, inserisco direttamente come se fosse una lista in un certo senso. Però, infatti, diciamo che questo dizionario in questo momento, per quanto riguarda accedere agli elementi, si comporta un po' come una lista, cioè posso accedere a tutti gli elementi, però non è una lista, non posso iterare su... sì, posso iterare, però non posso fare lo slicing, per esempio non posso fare da 0 a 1. Perché? Perché un dizionario non è una collezione ordinata. Qual è l'ordine degli elementi? Potrebbe essere quelli in cui li ho definiti, però per questioni di come viene implementato, cioè anche concettualmente un dizionario non deve tenere conto dell'ordine degli elementi. Un dizionario è un'associazione tra chiavi e valori, non ci interessa in che ordine. Se voglio tenere un ordine ho una lista, perché allora ho una lista di elementi, non è più un insieme di associazioni, è una lista a quel punto lì. Ok, come possiamo aggiungere un'associazione chiave e valore in un dizionario? Semplicemente usando, come se dovessimo accedere a una certa chiave, solo che la chiave può anche non esistere. Beh, intanto se accediamo alla chiave 3 che non esiste ci dà un errore di chiave, però se diciamo che la chiave 3 del dizionario D è uguale a Pippo, a lui va bene, e infatti se scriviamo adesso D vediamo che si è aggiunta una chiave 3 a cui è associata una stringa Pippo. Ok, vediamo che metodi abbiamo sul dizionario. Un metodo interessante è keys, cioè ci ritorna le chiavi del dizionario. In questo esempio sì, è un po' banale perché abbiamo usato le chiavi in intero, ma era per far vedere che potevamo usare chiavi di qualsiasi tipo. Se adesso torniamo per esempio a un dizionario più interessante, adesso ho messo stringhe vuote per risparmiare. Ok, anche qui ci viene stampato tutto. Se usiamo key.keys otteniamo che le chiavi sono una lista, non è proprio una lista, ma possiamo trattarla come una lista. Infatti, per esempio, ci dà una lista non ordinata in pratica, è un oggetto, però che okay, non possiamo accedere agli elementi, però per esempio possiamo iterare su tutte le chiavi di un dizionario, quindi possiamo fare for chiave in key.keys, scriviamo la chiave, la cosa più banale possiamo fare, e ci scrive tutto. Come possiamo fare anche per esempio con questo for è un'altra cosa, potremmo dire ok, adesso sto iterando su tutte le chiavi, quindi scrivimi per ogni chiave all'interno, mi scrivi P e mi dai l'elemento su quella chiave. Vabbè, questa è una stringa vuota, l'esempio non era al massimo, infatti mi ha lasciato una riga vuota perché ho detto print. Scrivi una stringa vuota e vai a capo, gli è andato a capo e basta, e poi mi ha scritto 0. Possiamo vederlo qui, dovevamo già pronto for chiave persona.case print persona e mi dai l'elemento, il valore associato a quella chiave, quindi per ogni chiave in pratica. Ok, non possiamo fare giustamente lo slicing nei dizionari perché non ha senso, non c'è un ordine degli elementi, come non possiamo neanche accedere ad un indice, cioè accediamo alle chiavi del dizionario e possiamo innestare strutture dati come abbiamo visto prima. Per esempio un valore di una chiave può essere una lista o può essere a sua volta un altro dizionario. Per esempio io voglio segnalarlo quando il dizionario inizia a diventare grande, vi consiglio di dichiararlo come avevo iniziato a fare prima, cioè una chiave, un'associazione chiave valore per ogni riga, in modo ovviamente più leggero. Posso per esempio indicare l'abitazione della persona con un altro dizionario che ha una via che è ha un numero civico 8 eccetera eccetera. Questo è completamente valido. In questo caso, se voglio accedere alla via dove abita la mia persona, posso fare print persona abitazione, e questo adesso è il valore della chiave abitazione, quindi è un altro dizionario a sua volta questo. Quindi posso aggiungere un altro in pratica altre due quadre per entrare all'interno del dizionario e chiedere il valore della chiave via. In questo caso mi dà il nome della via.
Se all'interno dell'abitazione avevo, non lo so, ipotizziamo per un momento che un luogo può avere più capo, questo è di semplicità, se avevo all'interno una lista potevo accedere, l'abitazione è un praticamente un dizionario che contiene queste associazioni, accedo all'associazione con l'indice CAP, che sarà una lista, e posso accedere al secondo elemento, quindi l'elemento di indice 1 di quella. Cioè, come vedete, potete innestare all'interno, sia quando le create che quando ci accedete, questo genere di cose. Ed è molto utile come cosa. Vediamo un'ultima cosa, sempre a livello teorico, eccetera, senza applicare niente purtroppo per ora, che sono le tuple. Le tuple cosa sono? No, cancelliamo tranquillamente tutto. Le tuple sono una cosa un po' particolare, non si usano spessissimo, quindi le accenno appena. Le tuple sono come delle liste, alla fine si dichiarano con delle tonde, che fa un po' di confusione, perché le tonde a volte si usano in realtà principalmente per chiamare funzioni, oppure quando dobbiamo dare una precedenza, per esempio, a degli operatori matematici, quindi per esempio così. In questo caso possiamo dichiarare una collezione di dati compresa tra parentesi tonde come fosse una lista, solo che al posto delle quadri usiamo le tonde. Questo è un esempio di tupla. Uno si starà chiedendo cosa cambia da una lista. Cambia che una tupla è immutabile. Cioè, io su una tupla non ho append, come vedete, non posso aggiungere elementi, posso chiedere, posso querelare la tupla, nel senso andare a chiedere ehi, mi dai l'indice di quell'elemento, count è la stessa cosa di len, vabbè, posso chiedere il numero di elementi, basta, posso fare altro, non posso aggiungere, non posso rimuovere, non posso svuotarla, non posso fare tutte queste operazioni, posso indexarla, quindi andiamo su interprete, mi chiamiamo una tupla 1, 2, 3, posso accedere all'elemento zeresimo, l'elemento unesimo, quindi il secondo elemento, terzo elemento, posso fare lo slicing, tra parentesi, una tupla con un solo elemento, ecco, questo è interessante, ha bisogno della virgola dopo, anche se non c'è nessun altro elemento. Perché? Perché se io scrivo semplicemente 1, lui lo vede come un operatore di precedenza matematica, cioè lui pensa che io sto matematica, se scrivete aperta tonda, 2 chiusa tonda, cos'è 2? Vabbè, tonde superflue, come quando iniziate a comprimere le espressioni, no? Iniziate a eseguire le operazioni dentro le parentesi più interne e vi ritrovate con solo un valore all'interno di una parentesi e poi allora eliminate la parentesi perché non serve più, stessa cosa. Se voglio dire a Python che questa è una tupla di un elemento, devo aggiungere una virgola. Una virgola posso aggiungerla anche nelle liste, quando le dichiaro posso aggiungere una virgola alla fine dell'ultimo elemento e viene ignorata. Questo perché facilita, per esempio, anche quando una lista di tanti elementi, oppure i miei elementi per esempio sono stringhe molto lunghe, quindi voglio andare a capo, voglio mettere un elemento per riga, posso anche evitare fare proprio copia e incolla così, e faccio a meno di cancellarmi sta virgola ogni volta, che poi se dopo devo andare ad aggiungere a metà del mio programma un altro elemento lo aggiungo e qua è un errore perché mi manca la virgola, eccetera eccetera. Quindi ci dà questa flessibilità, ci mantiene più simmetrico, diciamo, la dichiarazione della lista e delle tuple e anche dei dizionari. Cosa serve una tupla a questo punto, vi starete chiedendo, rispetto a una lista? Allora, in realtà non vedo spesso utilizzi di tuple. Un utilizzo che faccio spesso delle tuple è quando ho una funzione che ritorna più cose. Ho bisogno di ritornare dalla funzione, per esempio voglio calcolare lo stato di salute di una persona dando dei dati come parametro alla funzione, quindi avrò la funzione stato salute che si prenderà informazioni persona all'interno, che potrebbe essere per esempio un dizionario, quindi vado ad associare o varie chiavi, per esempio non so l'età, quanto ho mangiato l'ultima settimana, quante varie informazioni, insomma qui posso fare varie cose e alla fine potrei ritornare, voglio ritornare per esempio vari valori che mi indicano uno stato di salute, posso ritornare una tupla
con vari elementi. Potevo ritornare con una lista, è vero, però il fatto che sia una tupla, diciamo, intanto è un po' più prestante a livello di prestazioni, perché Python sa che non può essere modificato e può fare delle assunzioni a livello più basso. Poi mi sta a indicare, guarda che questi sono dei valori di ritorno che ti ho dato io, cioè non ha senso che io adesso vado a, in mezzo al mio programma, a chiedere la, lo stato di salute di una persona e poi vado a modificarlo aggiungendo elementi. Intanto non ha tanto senso che io aggiunga elementi, a prescindere, perché insomma saranno dei dati, so che all'indice 0 c'è quel valore, di all'indice 1 c'è quello, eccetera, non ha senso che vada ad aggiungerne di altri dopo che mi è stato ritornato. Però anche qui uno potrebbe obiettare, ok, ma scusate, a sto punto ritorno un dizionario, ritorno un'associazione di chiavi e valori, visto che devo ritornare più valori, vado a ritornare un dizionario che mi contiene, così so anche il nome di ogni parametro, va a ritornarmi, non so, il valore A che è 8, il valore B che è 172,3, eccetera eccetera. Sì, infatti per quello vi ho detto che le tuple sono una cosa un po' particolare. L'unica cosa degna di nota delle tuple è che, al contrario delle liste, possono essere usate le tuple come chiavi di dizionari. È un po' strano, cioè è difficile immaginarsi un caso in cui uno vorrebbe usare una collezione di dati come chiave di una collezione di dati, però a volte può capitare. Se io provo a dichiarare un dizionario che ha come chiavi una lista, per esempio una lista che contiene 1, 2, 3 ed è associata alla parola, alla stringa ciao, mi dà errore. Lasciamo, non entro in dettaglio cosa vuol dire non hashabile per il momento, ma a Python non piace, mentre posso farlo con una tupla. Una tupla può essere associata a un valore all'interno di un dizionario. Questo va perfettamente bene, lo rappresenta e posso andare a chiedere il valore associato a quella tupla, in pratica. Su coordinate spaziali possono essere x e y. Certo, ecco, questo è un esempio. Sono un valore. Certamente, se so che lavoro con coordinate che sono solo numeri interi, quindi diciamo sono sì, perché con valori coordinati in virgola mobile diventa complicato, lì probabilmente voglio una struttura un po' più complessa che mi gestisca anche l'interpolazione, cioè ho dei dati sparsi, non posso avere, siccome i numeri in virgola mobile hanno infiniti valori all'interno di un intervallo, teoricamente lì magari si fa più fatica, però se ho un piano cartesiano di coordinate intere potrei usare tuple, ecco, le tuple per esempio, se c'è un caso dove le vedo usate spesso è coordinate, quindi x, y, z, w, anche volendo, quante dimensioni volete, tuple sono molto comode, perché infatti posso usarle anche come chiave di dizionario. Ok, visto questo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sono le 9.50, abbiamo un'oretta e ci sarebbe da fare questo. Ok, no, ok. Vediamo i moduli, andiamo avanti. I moduli. Ovviamente abbiamo... tuple occuperanno meno memoria, immagino. Tuple occuperanno. Certo, occuperanno meno memoria. Quello... avendo tanti metodi, tante cose, penso che siano più simili. Sono, infatti io dico prima, sono più leggere dal punto di vista di runtime, di prestazioni, esatto. Quindi anche per esempio se devo, ecco, se per caso vi capita di avere una collezione, una lista di 1,5 miliardi di elementi e questi elementi devono essere a loro volta collezioni di dati ordinate, usate tuple in quel caso, per questioni di prestazioni, ecco, questo è un altro esempio di utilizzo delle tuple. Solo che per un, cioè, per chi inizia difficilmente va a creare liste di 1,5 miliardi di elementi, a meno che non gli scappa un ciclo che non stoppa, a quel punto è probabile. Ok, vediamo la scorsa serata, vediamo se era rimasto il programma della volta scorsa del giochino per in pratica cercare di indovinare un numero. Vediamo adesso la parte dei moduli. Mettiamo per esempio che questo programma sia diventato troppo grosso, non è il caso, ma immaginiamocelo.
voglio iniziare a svuotare un po' questo file, voglio iniziare a separare in file diversi, funzioni diverse, non solo funzioni ma anche dichiarazioni in generale, pezzi di codice diverso, voglio inserirlo in file diversi. Per esempio questa funzione voglio spostarla da un'altra parte, perché secondo me è più chiaro che questa cosa che ha a che fare con la logica del programma debba stare in un file a parte, che chiamerò per esempio logica.file, che è la logica, diciamo, concettualmente del giochino, tra virgolette, cioè come il gioco va a capire se ho indovinato o meno. Se per esempio il mio gioco fosse più complicato, potrei avere più funzioni che mi svolgono varie parti della logica, a quel punto vado in un unico file a riempire tutta la parte logica, qua ho tutta la parte di interfacciamento con l'utente, da un'altra parte magari giochino in multiplayer, vado in un file a parte a gestirmi tutta la parte di comunicazione con l'altro giocatore, eccetera. Qui vediamo che mi dà errore, perché mi dice il nome non è definito, controlla se indovinato. Cioè adesso io l'ho spostato da un'altra parte questa funzione e giustamente non sa dove andare a trovarsela, cioè potrebbe andare a cercarsi tutti i file nella cartella, però non lo fa e ha ragione a non farlo, ve lo dico io. Cosa posso fare? Posso importare logica. Ho importato logica, qui mi dà ancora errore. Perché? Perché come abbiamo visto l'altra volta su random, per accedere agli elementi di random abbiamo usato il punto, logica adesso è un modulo, è una libreria se vogliamo chiamarla. Questo è un modo per scrivere librerie in Python. Io ho delle funzioni che uso tantissimo nei miei vari progetti, ogni volta che faccio un progetto ho sempre quella funzione che prende gli elementi dell'array, mi calcola la media, mi fa la somma, mi trova il massimo, il minimo e mi ritorna una tupla con questi risultati, la uso tantissimo nei miei programmi perché posso farmi un modulo funzioni utili, funzioni underscore utili.py, inserirmi tutte le funzioni utili che trovo lì e anche senza copiarmelo e incollarmelo in giro posso metterlo volendo nel path di ricerca di Python e importarlo dappertutto, se no me lo copio e me lo incollo in tutti quanti i miei progetti. A quel punto faccio import funzioni utili, che abbiamo importato la logica, vediamo che all'interno c'è la funzione che abbiamo dichiarato di là con i parametri eccetera, quindi per rendere questo programma valido ci basta semplicemente aggiungere questo è equivalente a quest'altro, l'unica differenza è che ho separato, ho spostato da un'altra parte la funzione. Questo funziona anche con tanto con varie funzioni eccetera, ma per esempio mettiamo che adesso, che è una buona cosa, questi numeri 0-100 che sono l'intervallo del numero che viene generato casuale, voglio dichiararli come costanti. Non esistono le costanti in Python, ma io per esempio le chiamo sempre tutto in maiuscolo, quando vedo qualcosa tutto in maiuscolo so che è una dichiarazione all'inizio, una costante, qualcosa, i settaggi tra virgolette dello script. È un modo semplice per fare, diciamo, dei settaggi su un programmino. Questo perché per convenzione spesso tutti i linguaggi le costanti vengono chiamate tutte quante maiuscole con l'underscore per separare le parole, mentre le funzioni spesso vengono chiamate come abbiamo fatto qui, così, cioè minuscolo e metto la maiuscola, ma queste sono cose totalmente soggettive, ci sono le guerre su internet su cosa è meglio, cosa è peggio, come sempre. Ok, qui adesso posso sostituire numero minimo, numero massimo, però vediamo che questo programma inizia a diventare grosso, è un gioco complesso, ho un sacco di settaggi, di questi ce ne sono 200, il mio script prima di iniziare a vedere il main, a vedere cosa fa questo programma, mi ritrovo 200 di queste dichiarazioni, cosa faccio? Prendo, mi faccio un file da parte, tranquillamente, mi faccio, non so, un settaggi.py, dichiaro sta roba qua, faccio import settaggi e adesso se vado a vedere settaggi ho le mie due variabili, quindi non solo funzioni ma anche variabili. Questo è comodo, effettivamente qui è una buona cosa se inizio ad avere un programmino grosso, tutti questi settaggi che
dovrei avere, se ho fatto un lavoro fatto bene, perché magari vi capita, fate anche il programmino per il Raspberry che parla su internet, parla su una porta seriale eccetera, quella porta seriale invece che mettere la riga 226 del codice, che poi quando bisogna modificarla chissà dov'è, li mettete all'inizio qua, porta seriale uguale, che ne so, la stringa dev tti usb 0, e quando dovete modificare, cambiate Raspberry, aggiungete un Arduino, quindi cambia il nome, dovete cambiare la porta, è subito qua in cima e sotto andate a prendervela così. Se il programma inizia a avere 30-40 di questi settaggi, è comodo fare un file a parte, così anche se poi pubblicate il programma e volete dire a un utente per modificarti, adattarti a questo programma, potete dire semplicemente modifica settaggi.py. Magari non ha voglia di andarsi a vedere cosa fa il codice, ma semplicemente a vedersi il file a parte, problema risolto, chiarissimo, cioè una cosa meglio così è, sembra un file di configurazione, letteralmente, nome del parametro uguale valore, basta. Magari, ecco, si potrebbe fare, per farlo ancora più carino, commentare di fianco ogni, abbiamo mostrato come si fanno i commenti, posso farli chiaramente anche sulla stessa riga, il numero minimo che viene generato, eccetera, vado a commentare ognuno, così spiego anche cosa sta succedendo. Questo è un buonissimo approccio, se può essere interessante. I moduli principalmente, per quanto riguarda programmini e materiali, cioè, a meno che non sto scrivendo un framework, librerie, cose particolari, i moduli vengono usati così, cioè per separare varie parti. In questo caso vedete che anche il programma diventa super, cioè ancora più leggibile, bene, non è che ci fosse tanto da migliorare rispetto a prima, come ripeto l'ultima volta, questo è un esempio un po' stupido, banale, perché non ha molto senso mettersi a fare queste cose, però adesso non vi invito neanche a scrivere un programma di 2000 righe solo per farvi vedere come si organizzano meglio. Però quando metti troppi riferimenti esterni non rischi di diventare matto poi? Cioè, se ci sono troppe robe tirate fuori dal programma principale, non rischi di far confusione? Certo, cioè, come in tutte le cose bisogna trovare il giusto equilibrio, certamente. Sì, beh, in questo caso non ha nessun senso, anzi fa più casino che altro, però immaginiamoci che il main non dovrebbe mai essere 200 righe, ma immaginiamoci che nel file principale siano 400, nei settaggi ho 200 settaggi diversi, allora ho un file dedicato, addirittura c'è chi potrei fare una cartella settaggi e dividere i settaggi per gruppi, quindi ho i settaggi per quanto riguarda la connessione multiplayer, i settaggi per quanto riguarda, non so, i bonus che uno tiene durante il gioco, eccetera eccetera. Lì secondo me è un buon approccio. Se poi devo mettere, fare un file per ogni funzione, no, quello è imbecille, proprio no, cioè non un file per ogni singola cosa, assolutamente. L'idea è di raggruppare insieme varie cose. A volte mi capita, per esempio, di iniziare a fare in un programma, in uno script lungo, inizio a farmi commenti, funzioni di utilità, cancelletto, no, così anche farlo bello, che inizia la sezione, dopo un po' mi blocco e dico no, aspetta un attimo, cioè io sto dicendo che queste cose hanno a che fare tra di loro, sono separate, sto script inizia a essere 800 righe, aspetta un attimo, seleziono tutto, taglia, nuovo file, incolla e via. Questa, diciamo, è un po' l'idea di fondo. Vi consiglio anche di non fare, che altrimenti si potrebbe, per esempio, quindi from logica import tutto, a questo punto sì, posso risparmiarmi logica punto, lui comunque mi dà, va bene, lo so, se non si va qui, no, non lo so, posso risparmiarmi logica punto, però se iniziate ad avere tanti moduli, tante funzioni, programma è grosso, dopo controlla se indominato da dove arriva, punto di domanda, non si sa. In questo caso probabilmente è anche più semplice senza stare a specificare logica in questo esempio, però ripeto, sempre in vista di programmi grossi, io ci tengo a specificare queste cose perché ci tengo a insegnare da subito, se possibile, come scrivere software in maniera più pulita possibile, perché come ho detto l'altra volta e ribadisco, bello Python, un parco giochi, ci si diverte, si fa un sacco di cose, ma scrivere una cosa illeggibile è a distanza di un metro e mezzo, un secondo e mezzo, è un attimo scrivere un programma illeggibile che nemmeno voi che l'avete scritto riuscite più a navigare, ve lo assicuro, è un attimo. Ok,
Scusa. Certo. Avete tanti import del genere su un programma della sua carattere o no? Performante, non ho capito. Allora, non rallenta, diciamo, perché allora, lui sì, Python deve importare, quindi c'è uno step in più. Bisogna andare a leggere un file, quindi aprire un file, leggere quel file lì, passare, eccetera. È uno step in più, tuttavia una cosa, anzi, diventa teoricamente un po' più veloce con gli import, perché qui non l'ha fatto perché i moduli sono piccoli, però se avete un programma grosso e importate qualcosa, alla prima esecuzione vi accorgete che se io ho importato logica.py si crea un file sulla stessa cartella, si chiama logica.py, che sta per Python Object. Cioè Python ha precompilato il modulo logica.py in un file oggetto più compatto e già parsato praticamente, perché i vari step dell'interpretazione del codice sono, ci sono vari step, il parsing, la tokenizzazione, parsing, bla bla bla, lui si salva diciamo il risultato intermedio di questa operazione, quindi la volta dopo può ricominciare da metà del lavoro, cioè deve fare metà del lavoro effettivamente, quindi in realtà diventa anche più veloce non a eseguire il codice ma a importare moduli. Cioè rispetto, se ho in un unico file 2000 righe di codice, prendo 1000 righe, le metto in un file a parte, lo importo come modulo, la prima volta è veloce uguale, se non un pochino più lento, la seconda è 10 volte più veloce, perché a meno che non lo abbia cambiato chiaramente, perché deve ricompilarlo, non è proprio una compilazione ma deve ricostruire il file oggetto, ma se non l'ho modificato legge il file oggetto ed è molto più veloce rispetto a leggere ogni volta tutto il file. Quando si carica i moduli non è giusto, non è meglio se viene evitato l'asterisco? Praticamente non, sì, sarebbe meglio di specificare il modulo? Infatti l'ho detto, quando ho programmi grossi, appunto, di evitare tipo from un modulo import asterisco. Esatto, e appunto l'ho detto prima, onde evitare di dimenticarsi da dove arriva qualcosa, è meglio specificare, oppure se proprio voglio evitare perché la funzione di overbridge si può fare from, come abbiamo visto l'altra volta con random, from logica import, e posso importarmi cos'era, controlla se ho indovinato. Praticamente a questo punto posso togliermi questo e diventa più chiaro, perché so appunto qua in cima mi accorgo che l'avevo importato qua. Quindi se ho poche, se mi servono solo due o tre cose di un modulo, è bene fare una cosa del genere, se proprio voglio evitare di scrivermi il nome del modulo. In questo modo, intanto, uno che guarda il vostro programma, che non l'ha mai visto prima d'ora, sa di ogni modulo, magari se il modulo avete scritto voi non è rilevante, ma se usate random per esempio, capisce subito che di random avete usato randint e non so, choice per esempio, quindi inizia già a immaginarsi, sa già, cioè, ha qualche indizio su quello che sarà poi il programma. Dopo un'altra roba, metti caso esempio tuo, possiamo vedere quanto spazio occupa nella memoria questo script? In RAM? Sì, in RAM praticamente. Allora, credo sia, la soluzione sia fornita da Linux stesso. C'è un comando di Linux che ritorna quanta memoria ha usato un processo, che in questo no, free me lo do in qualsiasi momento, no, ed è presente time. Time mi dà il tempo di esecuzione di un programma in pratica. C'è un comando tipo time che però mi dovrebbe ritornare, facciamo presto a cercarlo. Il problema è che non hai detto della memoria. No, perché tipo, se uno lavora come questi lavori, per esempio con le schede che usano MicroPython, qua è importante sapere quanto, allora, memoria che resta. Su MicroPython è un caso particolare, nel senso che lì sei su un sistema diverso. Cioè, intanto MicroPython non è esattamente Python, è un sistema insieme, quindi è un po' diverso. Su MicroPython hai nel modulo system OS, non mi ricordo, una funzione che ti dice quanta memoria libera hai e quanta ne stai usando. Ecco, ti una funzione che ritorna una tupla con memoria usata, libera e totale. Ecco un altro esempio di utilizzo di tupla. Voglio ritornare lo stato della memoria, tra virgolette, di utilizzo, ritorno in una tupla e tra valori uso, libero, totale. Un esempio buono, senza stare a fare un dizionario. Per quanto riguarda il PC,
se il programma non muore subito, tipo questo, beh, in realtà questo non muore subito effettivamente. Se vado su serata 1, ok, questo è un programma in esecuzione, cioè posso usare su Linux un task manager praticamente, andare a cercarmi dov'è Python in questo momento, che non lo so, vado a vedermi quanta memoria sto usando in pratica. Quello sì. Ok. Sulla piattaforma lì è diverso, cioè specifica per la memoria. Solo il codice, non dei libri delle variabili che possono essere su una matrice, c'è un array o una tutta definita, dove si cambia? Credo si possa, non me ne sono mai. Di runtime o invece si di fuori? Credo si possa, sì, sicuramente. Un ciclo combinato di valori diverso di ciclo di ciclo, lì possono girare. Questo è la domanda. Ma per esempio, fai conto che è un script dove hai definito 200 variabili, dizionari, tutto quanto. Certo. Posso vedere da Python quanto che mi occupa come memoria quel script lì, una volta che lui carica tutte le variabili? No, no. Allora qua dice non c'è un modo semplice per trovare l'utilizzo in memoria di un oggetto Python. Allora, se vuoi sapere nel tuo caso l'utilizzo di memoria in generale, che la memoria utilizzata comprenderà tutto, cioè tutta la runtime all'interno della memoria in RAM, viene caricato potenzialmente l'interprete stesso, il tuo codice sia in rappresentazione testuale, viene caricato il tuo codice in rappresentazione oggetto, quindi passato, viene caricato tutti i dati, i contenuti delle variabili, eccetera, cioè c'è tutto là dentro. Poi se sei su un micro Python che hai magari anche uno stack TCP/IP per internet, eccetera, dentro hai caricato, sotto hai anche i task del RTOS che ti gestiscono la connessione a internet, il wifi, eccetera, eccetera, cioè difficile, diciamo. In C, C++ è facile sapere quanto uso un oggetto, cioè una variabile, perché sono tipi molto semplici. Un intero a 32 bit, quanto usa? 32 bit, perché lo dice il nome. Un array di 20 elementi che sono interi a 16 bit, quanto usa? 16 bit per 20 elementi, quindi sono 2 byte per 20, 40 byte, so che sto usando 40 byte in memoria. Come faccio a sapere su Python quanta memoria usa la mia lista? Boh, non posso saperlo semplicemente, intanto, perché la lista potrebbe contenere di tutto e di più. Cioè potrebbe avere stringhe, ma anche numeri, ma anche in più un numero in Python, non si sa quanto, un numero forse sì, ma una stringa, non per forza, se è lunga 4 caratteri, usa 4 byte, cominci, perché per esempio intanto potrebbe essere Unicode la stringa, quindi un carattere è più byte. Poi per esempio potrei avere dei metadati associati alla stringa, cioè la stringa è un po' un oggetto, cioè la stringa ha sì la sequenza di caratteri, però contiene anche magari la sua lunghezza per questioni di velocità, in modo che ogni volta che uso len non devo andare a ricalcolarla, può contenere varie cose, quindi boh, chi lo sa, può anche tranquillamente l'utilizzo di memoria di un oggetto cambiare da una versione di Python all'altra, perché non è la specifica del linguaggio, cioè loro ti dicono la lista fa così, si usa così e ha questi metodi, te ne frega niente di come è fatta sotto. Infatti quella è un po' la critica di linguaggio ad alto livello su microcontrollore. Non ti accorgi di quelle robe lì, ti accorgi sulle robe sì. Piccole di quelle sì. Infatti questo è anche il motivo per cui bellissimo micro Python, appunto Python su microcontrollori, su SP, bisogna stare molto attenti, però secondo me non è per niente il linguaggio migliore per un microcontrollore da questo punto di vista. Anzi, già l'Arduino che usa le stringhe con allocazione dinamica, cioè va a allocare dinamicamente perché le stringhe sono di lunghezza variabile, già quello non andrebbe fatto nei microcontrollori, quindi, e che Arduino è relativamente molto più efficiente, cioè molto più snello come libreria runtime di MicroPython. Ok, andiamo avanti, se no non finiamo più, vediamo un po'. Ok, vediamo un'altra cosa interessante, torniamo nel nostro file vuoto. Vediamo le eccezioni. Cosa sono le eccezioni? Tutte le volte che abbiamo visto Python urlarci contro, praticamente, quella era un'eccezione. Cioè, chiedo a Python di convertirmi in intero la stringa ciao. Python mi dice errore di valore, non so, cioè il literal che mi hai dato dentro a int ciao non va bene, non è valido, almeno non è valido in base 10.
cosa succede se in mezzo al mio programma che magari gira su un server o gira su un microcontrollore, quindi deve essere in continua esecuzione perché sta leggendo il valore di un sensore mandando su internet, oppure il mio server sta mandando servendo pagine web ai client eccetera, mi parte una roba del genere, blocco tutto. Cosa posso fare? Posso catturare l'eccezione, ci dice, ovvero facciamo scattare con un'eccezione, cioè cerchiamo di convertire in int la parola ciao, cosa ovviamente non possibile. Se noi adesso eseguiamo con Python 3 questo codice, ci parte questo errore qui. Questo errore in realtà è un'eccezione, per essere precisi è l'eccezione value error. Value error è un'eccezione, quindi Python ci sta dicendo, intanto ci dà il traceback. Il traceback cos'è? Se io ho una funzione, anzi, scatta l'eccezione, la chiamiamo, cioè sappiamo cosa fa, è una funzione che ci fa partire un'eccezione, non lo ritornerà mai, però diciamo così. Se io adesso chiamo scatta eccezione e chiamo Python, nel traceback cos'è? È la traccia al contrario, cioè ci aiuta a capire dove è partita sta roba, cos'è successo, ovvero ci dice: siamo partiti dal file test.py a linea 5 e siamo entrati dentro scatta eccezione. Dopo sono arrivato a test.py linea 2 nella funzione scatta eccezione e sono arrivato a questa riga. Mi è partita l'eccezione value error che ha come descrizione, per aiutarti a capire cosa è successo, ti dico questo. Questo è un'interpretazione completa di un in pratica di un errore, di un report di errore di Python. Se inizio a avere più funzioni innestate una dentro l'altra, adesso questo esempio è trivial, come si dice, cioè non ha molto senso. Divisione a zero, per esempio. Sì, esatto, la divisione a zero, per esempio, è un'altra cosa che non si può fare. Aggiungere a una stringa un numero non si può fare. Tutte le cose che l'altra volta abbiamo visto che non si potevano fare sono cose che fanno scattare eccezioni. Qui vediamo se ho chiamato F, che poi ha chiamato scatta eccezione, che poi mi ha fatto partire l'eccezione in questa riga qui. Ok, come posso prevenire, o meglio, come posso gestire queste cose? Perché non voglio che, o meglio, non posso evitare che scattino eccezioni, perché le eccezioni prima o poi scatteranno sempre in un codice, da una parte o nell'altra. Se non è codice vostro, è una libreria che avete importato, probabilmente, che ha combinato qualcosa che non andava bene. Come posso tutelarmi da queste cose? Posso usare il blocco try. Come dice il nome, try cosa fa? Dice prova a, cioè try to chiama F, cioè prova a chiamare F. Mi dà errore, come vedete, perché non è completo. Un po' come l'if else, dove l'else può essere agganciato all'if precedente, in questo caso abbiamo un'altra cosa da agganciare, che non è che possiamo agganciarla, dobbiamo agganciarla, che è l'except. L'except vuol dire prova, allora questa cosa vuol dire prova a fare F, except non è molto proverbiale come cosa, in altri linguaggi si chiama catch, cioè cattura l'eccezione, sta a significare che cattura l'eccezione. Il blocco, tutto quello che avviene all'interno del blocco except viene eseguito se tutto quello all'interno del blocco try, possono anche essere più cose ovviamente, qualsiasi cosa all'interno del blocco try fa scatenare un'eccezione, viene eseguito tutto quello che c'è all'interno della clausola except. Vediamo in questo programma, ci aspettiamo ovviamente che venga scritto oops, perché sappiamo che F chiama scatta eccezione, che a sua volta fa partire un'eccezione, quindi qua chiamando F facciamo partire un'eccezione. Se io vado qui e eseguo, ci scrive il primo ciao di try, perché questo riesce a farlo, inizia a eseguire, esegue ciao, e fin qua tutto ok. Poi chiama F, parte l'eccezione, a quel punto entra nel blocco except e scrive oops. Come si usano le eccezioni? Cioè come uso il blocco try except?
devo prendere tutto il mio programma, metterlo dentro un unico grande blocco try except e metterlo in while true, così riparte da solo ogni volta che succede qualcosa. In realtà, se mando qualcosa in produzione, sì, potenzialmente, anche se potrebbe essere utile avere uno script esterno che fa da bootstrap, cioè mi lancia lo script ogni volta che termina. Una cosa importante è, se mi parto un'eccezione, no, scrivo brutto, esco e fine. Se sto cercando di capire cosa è successo nel mio programma, è meglio se mi segno qualcosa, che lo vada a scrivere in terminale, vada a loggarlo in un file. Stasera vediamo anche i file, come scrivere in un file. O vada a, non so, posso anche aprirmi una connessione a casa mia e andare a mandare al mio server che ho un messaggio con scritto: guarda che mi è partita sta roba, cioè mi spiace, questi sono i dettagli. Quindi sì, è buono, si può, cioè può aver senso a volte racchiudere tutto, ma una cosa per esempio importante che si fa, se non è diciamo, se ho un pezzo di codice che non è particolarmente critico, o meglio se so già quali eccezioni potrebbero partire in un certo blocco di codice, faccio un esempio: apro un file, chiedo a Python di aprire un file in lettura, il file potrebbe non esistere, come fa a saperlo? Se il file non esiste scatto un'eccezione, però io da bravo programmatore posso aspettarmela come cosa, soprattutto se magari il nome del file me l'ha dato l'utente. Ricordatevi, mai fidarvi di cosa vi dà l'utente, soprattutto se siete in ambito di sicurezza. Quello è, siccome non so cosa mi ha dato l'utente e devo aprire quello che mi ha detto l'utente, potrebbe non esistere file. In quel caso io so che potrei aspettarmi un file not found error. Cosa posso fare qui? Posso dentro il blocco except dire a Python di eseguire questo blocco except solamente per certi tipi di espressioni, di eccezioni, in questo caso value error che abbiamo visto prima. In questo caso mi scatta il blocco except, ma se io avessi fatto per esempio una divisione per 0, 7 diviso 0 è palesemente non possibile, mi scatta comunque però l'eccezione divisione per 0. Mentre se io non avessi specificato il tipo di eccezione all'interno di questo, mi avrebbe catturato in ogni caso l'eccezione. Nel caso che, nell'esempio che dicevo prima del file, è buona pratica catturare solo le eccezioni che ci aspettiamo, che possiamo gestire. Cioè, se il file non esiste, ok, cioè io da programmatore è una cosa che mi aspettavo, che l'utente avrebbe potuto darmi un file che non esiste, in quel caso dico all'utente: oh, guarda che no, cioè sistema, non mi è dato una cosa che non esiste, non posso fare il mio lavoro. Se però mi succede per caso che il file non ha i permessi, beh oddio, se non ho i permessi di accesso al file anche quello potrei leggere, ma se succede che nel mezzo dell'apertura del file magari devo anche leggere dei dati dal file eccetera, mi succede qualcosa di imprevisto che io non mi, da programmatore non mi sarei mai aspettato, per esempio non so, il file termina prima del previsto, lo stavo leggendo passo passo, cose del genere, va bene se non gestisco l'eccezione, perché se è un programma che userà un utente vede subito, cioè è il famoso bug report, no, che viene fatto anche su GitHub quando succede qualcosa che non va, è perché c'è un'eccezione probabilmente non gestita, cioè uno fa partire l'utente, fa partire il codice e si ritrova questa eccezione, la fa copia e incolla, oh guarda che mi è successo questo, tu che hai creato il programmino, a quel punto diventa anche utile. La gestione delle eccezioni in ogni caso è un argomento molto complesso e opinabile. Io per esempio non l'ho mai approfondito più di tanto, io stesso per esempio, è una cosa che dovrò fare prossimamente, si potrebbe fare un talk dedicato solo a quello tranquillamente. In ogni caso sappiate che avete questi strumenti a disposizione. Addirittura no, non mi ricordo adesso la sintassi, perdonatemi, neanche, dovrebbe essere, no, except exception as error, cioè dopo fai print error vengono fuori tutti gli errori che può succedere. Sì, dovrebbe essere questo teoricamente. Sì, vabbè, in questo caso non scappa perché la divisione è zero. Sì,
Posso chiedere un oggetto che mi rappresenta in pratica l'eccezione a Python quando scatta. Quindi io gli dico: se ti parte un value error, chiamamelo come un parametro della funzione, ma quando faccio una funzione, la funzione ha un parametro tipo f, prende il parametro n, qui all'interno della funzione posso usare n, posso stampare n, fare print n, posso fare a uguale n più 8, eccetera, posso usare n. Anche qui mi viene messo a disposizione e. E è un oggetto che rappresenta in pratica quello che è successo. Quindi, per esempio, potrei fare nel dubbio catturare tutto, qualsiasi cosa succede, e adesso lo scrivo a schermo, ma potrei per esempio except giusto? Esattamente sì. Bravo, adesso giusto prima, adesso ci arrivo. Catturo tutto e lo scrivo, qui lo scrivo a schermo, magari lo scrivo in un file. Cioè se mi succede qualcosa di non gestito, perché se il file non esisteva e me l'ha dato l'utente, vabbè, cioè non è che ho bisogno di segnarmelo, di mandarlo allo sviluppatore, è una cosa comune. Se è successo che, non lo so, il mio algoritmo per leggere il file si è piantato in mezzo, è una cosa che voglio sapere invece. Quindi magari lì tutto il resto lo catturo, all'utente scrivo solo mi dispiace, è successo qualcosa di che non andava, magari gli scrivo anche l'eccezione, faccio print e qui questa tra parentesi posso chiamarla come mi pare, come un parametro di una funzione chiaramente. E mi vado a inviare in automatico al server mio del mio programma una segnalazione con tutto il contenuto. Perché qui abbiamo fatto exception? Allora, exception cattura tutto, anche questo, perché le eccezioni sono degli oggetti. Non abbiamo parlato e non parleremo stasera, ho paura delle classi e degli oggetti, ma sappiate che esiste l'ereditarietà degli oggetti e delle classi, ovvero c'è una gerarchia tra queste cose. Un value error è un'eccezione, è un exception. Un exception contiene tutti, questo è, immaginatevi un grafico, il papà di tutti è exception. Tutte le eccezioni sono exception, cioè se io metto exception catturo tutte le possibili eccezioni. Value error è una sotto, è una varietà di exception. Quindi è comunque un exception, se qui io non mettevo except, aspettati un value error, e partiva un value error, lo vediamo. Questo blocco veniva comunque eseguito, infatti facciamo un print, lo scriviamo esplicitamente qui. Questo blocco viene eseguito, come vedete. Except cattura tutto. A sua volta, value error potrebbe avere delle sottovarietà, lei stessa. Potrebbe esserci, non penso in questo caso, ma sto facendo un esempio, potrebbe esserci value error, non lo so, invalid int, per dire quando gli ho dato, in questo caso qua non è il caso, ma se ho, per esempio, ecco un esempio, quando uso una libreria per comunicare in rete, e vengono, ci sono delle eccezioni, potrei avere, tutte sono exception, quindi le catturo tutte con questo oggetto qui, questo tipo qui, questa classe qui in realtà. Se ho delle eccezioni relative per esempio al protocollo TCP, perché la libreria gestisce due protocolli, avrò TCP exception, ma il protocollo TCP può avere vari tipi di eccezioni, può avere l'eccezione mi è crollato l'altro utente, ho perso la connessione e quella è, non so, connection interrupted, per esempio, except, o connection interrupted error, eccetera, o potrei avere l'eccezione, per esempio, mi hai dato un pacchetto da mandare troppo grosso, quindi invalid packet error, per esempio, che sono tutte del tipo TCP exception, e TCP exception a sua volta è un exception. Se non mi serve as errore o as mettere un nome, in pratica as vuol dire come, quindi aspettati un'eccezione come errore, questo è il significato diciamo proverbiale italiano inglese della frase, se vogliamo cercare di leggerla così. Se non mi serve posso fare un except senza niente e a quel punto viene catturato tutto, non ho chiaramente niente che mi dà un errore, ma... ok. Vediamo come usare i file. Una cosa molto utile, ad esempio l'ho fatto spesso stasera, è scrivere file.
se voglio per esempio anche solo fare un log, cioè tenere traccia di tutto quello che è successo durante l'esecuzione del mio programma. Perché? Perché è utile avere un log, penso, bene o male, siamo in, tutti utenti Linux, i log li vediamo un po' dappertutto, spesso è necessario consultarli per capire cosa è successo. Come facciamo ad aprire un file? Lavoriamo direttamente dall'interprete, così siamo comodi. Per aprire un file c'è la funzione open, molto semplice, esplicativa. Open da sola non fa niente, ci dice che ha bisogno, c'è un argomento richiesto che è il nome del file, quindi noi possiamo dare il nome del file in questa cartella. Tra parentesi, non si chiama più PO, ma chi mi chiedeva prima del discorso dell'import compilato, eccoli qua, li aveva piazzati qui, lo aveva aggiornato prima la cartella. Questi sono PyC, non mi ricordo perché ho detto PyO, forse era Python 2.7, forse me lo sono inventato io, che è probabile. Questi comunque sono i famosi file precompilati, che come vedi sono abbastanza illeggibili, almeno per noi. Lui, a lui fa un grosso favore. E si fa sta cartellina qua, PyCache, quindi si mette tutto là dentro. Ok, tornando ai file, sì, proviamo, facciamo un file di testo senza far confusione, facciamo un file che si chiama, non so, testo, testi, molta fantasia. All'interno ci scriviamo, ciao mondo, io sono un file di testo. Ok, facciamo open testo.txt. Allora, non abbiamo assegnato a niente adesso il valore di ritorno di questa funzione. Questa funzione ci ha ritornato un oggetto, infatti cosa che noi non abbiamo ancora fatto, non sappiamo ancora cosa è un oggetto di una classe in questo momento. Sappiate che è un oggetto, come ho detto prima, è un oggetto, cioè qualcosa che ha dei metodi, delle proprietà con cui possiamo interagire all'interno del programma, ed è fatto in un certo modo. Come è fatto ce lo dice la classe a cui appartiene. Questa è programmazione orientata ad oggetti, che è una tipologia, un paradigma di programmazione che Python ovviamente supporta, visto che questo è un oggetto. Fare open con così non ha senso, quindi assegniamo una variabile che si chiama il mio file, il risultato di open. Tra l'altro qui possiamo vedere però che ci ha dato un oggetto di questo tipo, che ha un nome, c'è una modalità e c'è un encoding, perché lui ha già capito che è un file di testo questo. Possiamo aprire anche file binari. Per quanto riguarda mod, che è settata su R, vuol dire che il file è aperto in sola lettura. Se noi volessimo aprire testo.txt in un'altra modalità, possiamo come secondo argomento dare la modalità, quindi V, me lo apro in scrittura, per aprirlo in lettura e scrittura lo apro in scrittura, scrittura è meglio di lettura tra virgolette, quindi se lo apro in scrittura posso anche leggerci. Posso aprirlo in append, cioè se aggiungo dei valori vengono, cioè non mi viene caro in scrittura, però succede se lo apro in scrittura, come vedete il mio file si è appena svuotato. Perché? Perché in scrittura cosa fa? Se il file esiste lo svuota praticamente e lo apre in scrittura. Se il file non esiste lo crea e me lo apre in scrittura, quindi parto sempre comunque da zero. In ogni caso con W parto sempre da zero, cioè svuoto il file. Se invece voglio un file di testo o anche non, voglio aggiungere delle cose alla fine, quindi aprirlo in scrittura mantenendo il contenuto precedente, posso aprire le modalità append. Non farò tutti gli esempi stasera, però sappiate. Torniamo col contenuto, apriamo il testo.txt, se non specifico niente, come abbiamo visto viene, fa di default in lettura. Un'altra cosa, non so se l'abbiamo mai visto su Python, posso quando specifico i valori degli argomenti di una funzione dire esattamente, per questioni di chiarezza, soprattutto se ho funzioni con molti parametri, oppure in questo caso uno guarda il codice e dice ok, questo presumo sia un nome di un file, perché vedo un nome, un'estensione, magari l'ho visto nella cartella e me lo immagino. Ma questo cos'è? Cosa vuol dire? Posso per esempio fare così, dire a Python che gli sto dando esplicitamente il parametro mod della funzione. Questo come funziona a livello concettuale? Se io prendo
una mia funzione, tipo questa funzione qua controlla se ho indovinato, questi nomi qui che metto nella dichiarazione della funzione posso utilizzarli quando chiamo la funzione, in questo caso è inutile perché cioè, si esplica già da solo, ma potrei fare che tentativo è uguale a tentativo, cioè il tentativo di questa che vedete in arancione, anche il colore in arancione, è uguale a tentativo che invece è la mia variabile locale, cioè che ho qui in locale. Qui mi dà errore perché ho specificato per primo un elemento non posizionale, quindi devo per forza anche qui dare un parametro di questo tipo, altrimenti non riesce a capire da solo cosa sto dando. Ok, era un piccolo dettaglio che può essere interessante. Abbiamo aperto il nostro file lettura, abbiamo detto sul mio file. Cosa possiamo fare? Andiamo a vedere con punto, come sempre, accediamo a tutti i metodi e le proprietà. Possiamo chiederne il nome, possiamo chiederne la modalità, questi sono attributi, di solito vengono chiamati proprietà dell'oggetto. Possiamo fare varie operazioni, io adesso non entro nei dettagli di tutto quanto. Le più interessanti sono write, che non possiamo fare in questo caso, infatti ci darà un errore. Questa è un'eccezione io.unsupportedOperation. In questo caso ci dice addirittura che l'eccezione sta nel modulo IO, infatti IO è un modulo e qui c'è un supported operation sotto IO, come vediamo. Una cosa che non ho detto delle eccezioni, a volte può essere utile lanciare esplicitamente un'eccezione, cioè io voglio, magari sto facendo una mia libreria di codice utilizzabile, voglio fare bravo programmatore, voglio che il mio codice, come tutto il resto di codice del mondo dovrebbe fare, lancia eccezioni. Posso fare usare semplicemente rise, lo statement rise vuol dire tira su, lancia cosa, except. Posso creare un'eccezione exception in questo modo. Questa è la sintassi che uso per istanziare un oggetto di una classe, creare un oggetto. Non voglio entrare nei dettagli, bisognerebbe aver fatto programmazione oggetti nel dettaglio. Dunque io qui sto creando un'eccezione, un oggetto della classe eccezione, e lo sto lanciando con rise. Se io lancio adesso questo, lancio nel senso che eseguo questo programma, mi dice che nel file test.py a linea 1, in questa riga qua, è partita exception e non c'è nessuna descrizione associata. Infatti, volendo, posso dare una descrizione qui dentro. In questo caso mi viene data una descrizione che ho scelto io. Posso anche lanciare, se ho qualche motivo, un value error. È un oggetto, posso lanciarlo. Come posso lanciare, se mi importo IO, posso lanciare un'eccezione di un modulo, che adesso non ho voglia di andarmi a cercare, a supported operation, questa probabilmente è un'eccezione a giudicare dal nome, e infatti viene lanciata. Posso creare le mie eccezioni. Posso creare la mia eccezione, eccezione Gianni Error, come volete, potete creare. Perché cosa serve? Serve per esempio se ho, esempio di prima, ho il mio metodo, ok, che mi fa, non so, mi calcola lo stato di salute di una persona in base a vari parametri che gli do in ingresso, eccetera. Mi arrivano dei parametri non validi, per esempio in età mi arriva una stringa. Per esempio, e io non sì, potrei convertirmela, però manco ci provo, cioè, o mi dai un intero oppure non me lo dai. Però lì cosa posso fare? Sì, già di suo, se non faccio niente, già parto un'eccezione, value error, non posso, probabilmente se provo a sommare, lavorare con l'età, prima o poi succederà qualcosa di brutto, sicuramente. A quel punto cosa potrei fare? Iniziare a isolarmi vari pezzi, per esempio. Potrei fare una parte della funzione, visto che accetto una struttura dati abbastanza complessa su quello che è la descrizione di una persona, mi faccio una parte che mi controlla che tutti quanti i dati siano formattati correttamente. A quel punto, se trovo qualche errore, invece che dare value error di cosa, boh, perché me ne hai dati 30 di parametri, value error di cosa, sì, magari il messaggio d'errore mi aiuta, però cosa potrei fare? Potrei fare
invalid age exception, per esempio. Mi creo la mia eccezione che sta a significare che l'età non è valida, c'è un po' di susso però per far capire, oppure invalid input exception, che è una mia eccezione dentro il mio modulo, quindi mio modulo punto invalid parametro, quindi ecco anche quello servono i moduli, no? Per isolare le cose. Io potrei avere l'eccezione value error, beh quello non mai, no, potrei avere come io a unsupported operation, che è un'eccezione di IO. Questo è un nome abbastanza comune in realtà, cioè potrebbe capitarmi che io voglia crearmi una mia eccezione dentro il mio modulo che si chiama unsupported operation. Posso farlo perché? Perché questa si trova sotto il modulo IO, quindi non mi disturba il mio modulo. Se avessi fatto from IO import all everything, a questo punto se io adesso provavo a dichiararmi un supported exception, no, supported cazzo, aspetta, supported operation, cosa? No, non per forza, ok, qui non, allora qui è una classe. Qui cosa succede? Che il mio, la mia classe è supported operation, adesso io chiamo un supported operation, non so quale sto usando, sto usando la mia o quella di IO. Questa cosa qui, import all, e questi problemi che vengono qui usati si chiama namespace cluttering, cioè sto sporcando, sto riempiendo il namespace, cioè lo spazio dei nomi del mio programma di cose che probabilmente non voglio, è una cosa che bisogna evitare. Il fatto di intanto non usare import tutto e importare così singolarmente e di tenere separate le cose a compartimenti stagni nei moduli permette appunto di dichiarare la supported operation in vari moduli, perché vari moduli possono avere lanciare eccezioni di operazioni non supportate, ma un'operazione non supportata del modulo IO è diversa da un'eccezione di operazione non supportata del modulo che calcola, non so, lo stato di salute di una persona per esempio. E questo, i moduli mi aiutano appunto a isolare, come anche funzioni che possono chiamarsi con lo stesso nome, eccetera eccetera. Ok, stavamo vedendo i file. Posso dire una cosa sui file? Certo. Adesso tu hai fatto hai aperto un file di lettura. Okay. Se io avessi un file da 100 giga, cosa succede? Teoricamente l'ultima volta che ho fatto una cosa del genere è una lettura, no beh sì sicuramente sì, è lazy si dice, cioè non viene caricato tutto in memoria, okay. Viene letta la dimensione del file, infatti se non so, abbiamo un file di prima, chiamo lettura, se vado a vedere i metodi, ho dei metodi che sono seek e teoricamente dovrebbe esserci tell. Seek e tell ti permettono di posizionarti dove vuoi all'interno del file, quindi posso dire seek 250 milioni e lui va, salta 250 milioni di byte dentro il file e va a posizionarsi esattamente. Nel caso di un file di testo, lui ha capito che è un file di testo, si parla di caratteri. Un carattere, ricordo, visto che Python gestisce bene l'Unicode, non è come in C che un char sono 8 byte, quindi in C la gestione delle stringhe dei caratteri è sbagliata perché un char può anche non essere in Unicode solo un byte. La E con l'accento, se vi siete mai chiesti come mai nei programmi C o Arduino non esce la E con l'accento, oddio, la E con l'accento dovrei farla, ma certi caratteri strani non escono perché sono, in realtà vengono rappresentati come 2 byte. Se un file su Python viene aperto come file di testo, lui sa già questo, quindi se io dico seek 2000, lui va a il carattere 2000, dove carattere è un'entità che può essere lunga n byte, in Unicode 1, 2, 4, 8 byte mi sembra. Non so se siano così matti da averne fatti anche di più, ormai approfondito. Ok, vediamo un po' di cose che possiamo fare sul file. Intanto, senza andare a vedere i metodi, vi dico già che una cosa comunissima che farete sul file, che è utilissima tra l'altro, è fantastica proprio, open, apriamo testo.txt,
è for line linea in file print linea. Questo già di suo non serve che questo si chiama linea, cioè non è che perché si chiama linea Python capisce che voglio le linee. For questa cosa qui in file, lui va a leggermi se è un file di testo automaticamente il file riga per riga. Infatti, tra l'altro, vedete che, diciamo così, scriviamo le virgolette e racchiudiamo il contenuto della riga tra virgolette. Ecco, questo è un esempio di dove, allora, cosa succede se voglio usare le virgolette che è un carattere, cioè è un carattere che mi indica l'inizio e fine della stringa, dentro una stringa devo fare slash rovescio per dirgli che sto usando un carattere speciale. Python in realtà il discorso delle doppie virgolette, posso usare sia quelle singole che doppie, in questo caso ci torna utile perché posso racchiudere tra virgolette singole il fatto che voglio delle virgolette doppie, quindi faccio una cosa del genere. Parecchio brutto, però funziona. Perché faccio questo? Vi faccio vedere che la linea che viene letta è questa praticamente, cioè comprende anche il barra n, il caporiga. Quindi, per esempio, se io volessi rimuovermi il caporiga, intanto chiamiamo la linea perché non ce la faccio vedere sta cosa. Se volessi toglierlo, cosa posso fare? Posso fare, vediamo un po' di metodi delle stringhe, vi consiglio di entrare in documentazione Python e guardarvi un po' cosa potete fare. Possiamo fare un replace nella stringa, cioè un sostituisci, possiamo dargli sostituisci barra n con int praticamente. Uno slice? Possiamo fare anche uno slice, per esempio, se siccome sappiamo che alla fine, ecco, vogliamo togliere l'ultimo carattere, è teoricamente meno 1 dovrebbe darmi l'ultimo carattere, infatti mi fa solo due punti meno 1, esattamente. Questo cosa fa? Al posto di meno 1 va a sostituire in pratica l'ultimo indice, mi fa il favore, questo è equivalente a dire a fare due punti len di lin, cioè io cosa vorrei fare? Se ho la mia linea che è ciao barra n, questo ricordiamo è un solo carattere formalmente. Io voglio prendere solo queste cose qui, questo pezzo qui, dovrei fare linea e andare da 0 a praticamente questo è 1, 2, 3 fino al quarto, non incluso, quindi prendo questi qua. Se voglio farlo generico per qualsiasi lunghezza di stringa, al posto di 4 devo mettere la lunghezza della stringa meno 1 in pratica. Posso fare anche questo dentro qua. Io preferisco sempre racchiudere in parentesi per essere più sicuro di cosa succede. Questo diventa il lunghezza linea senza meno 1, perché uno slice è sempre più. Sì, però questo è l'indice della stringa. No, succede linea, slice 0, due punti, devi metterci la lunghezza e quindi. No, se gli metto la lunghezza scrive tutto. Vedi che funziona, scrive ciao e basta. Visto qua. È giusto se tolgo il meno 1, mi scrive anche il barra n. Perché nello slicing è linea da indice di partenza incluso a indice, non numero di caratteri che voglio, a indice di arrivo escluso. Quindi se metto 5, in pratica mi prende i. Sì, ok, siamo. Ci è facile confondersi comunque. Comunque qui sì, si può fare così, si poteva fare len di linea meno 1, eccetera, oppure ecco, onde evitare questi problemi, meno 1 in automatico vi fa lunghezza della collezione meno 1 e ve lo mette al posto lì praticamente. In questo caso mi toglie tutto. Non togli barra n, lui formalmente toglie l'ultimo carattere della riga che sappiamo essere un barra n. Perché? Perché questo costrutto sappiamo che itera sulle linee e una linea è una sequenza di caratteri terminata da barra n, quindi praticamente siamo sicuri che qua l'ultimo carattere sia barra n. Fine. Ok, questo è molto utile quando dobbiamo iterare all'interno di un file. Altri metodi che possiamo
usare, beh, per esempio proviamo a scrivere un file, come abbiamo detto, facciamo un file che si chiama log.txt, scusate, bisogna dirgli che è in scrittura, altrimenti mi dice lui proprio in lettura, mi dice non esiste, ecco qua, file not found error, questa è l'eccezione che scatta se in questo caso. Ok, posso fare f.write, questo praticamente è un print, funziona come print, funziona praticamente come print, però invece che scrivere sul terminale scrivo sul file, quindi posso scrivere qualsiasi cosa, posso addirittura mettere più cose teoricamente, tipo una lista, no, ok, ho sbagliato, non è così. Write scrive semplicemente, allora, scusate, non ricordavo, write scrive una stringa all'interno di un file, se è un file di testo, oppure scrive se è un file binario, perché i file si possono aprire in modalità binaria, scrive dei byte, una sequenza di caratteri. Credo però che ci sia un... c'è write lines... Write lines mi fa il favore di mettermi, no, write lines penso prenda direttamente una sequenza, esatto, write lines prende una lista di stringhe e va a capo in automatico, quindi se io adesso, cosa importante, devo chiudere il file quando finisco di usarlo, se sono in scrittura, questo sempre, se vado a vedere log.txt, ah ok, cioè write lines non scrive lì, va bene, scrive in sequenza, devo dare io manualmente il barra n alla fine, strano, il nome della funzione non si direbbe, però ok, in questo caso posso usare write lines per scrivere più pezzi di cose all'interno del file, oppure write per scrivere normalmente. Uno potrebbe domandarsi, ma se io voglio tutta la flessibilità di print all'interno di write, cioè voglio scrivere più cose anche formattate, beh, intanto il metodo str di Python mi permette di convertire anche una lista nella, nella sua rappresentazione, quindi io faccio così, mi viene scritta la lista, quindi convertendo semplicemente qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto, lista, dizionario, quello volete, in stringa, ottengo la stessa rappresentazione che ottengo con print. In realtà print cosa fa? Prende tutti gli argomenti, fa str apertatura degli argomenti e li scrive, fine, in pratica. Un'altra cosa che si può fare è la formattazione delle stringhe. La formattazione delle stringhe è molto utile, in Python 3 si fa diversamente da Python 2, e ci permette di fare una cosa del genere. Per esempio, mettiamo che sto creando un log, facciamolo su qua che è più chiaro, su questo ci apriamo il mio log, lo chiamo log direttamente così, che nel programma ha un nome interessante, lo apro in lettura, in scrittura tra parentesi, voglio scrivere una stringa strutturata, voglio scrivere non so, oggi l'utente ha inserito questa lista, due punti, voglio inserire la lista, posso concatenare le stringhe? Ma se voglio, per esempio, non so, inserire varie cose, per esempio voglio anche mettere la data di oggi, che possiamo ottenere con il modulo time, tra parentesi, così vediamo anche qualcosina di interessante, posso fare così, per esempio, voglio mettere tra parentesi quadra, mettiamo il tempo attuale, faccio così, metto una graffa aperta e una chiusa come placeholder, cioè come a dire a Python, guarda che lì ci andrà qualcosa, aspetta un attimo, che finisco intanto di darti il formato della stringa, com'è fatta, com'è strutturata, poi ti dico cosa metterci dentro, nei posti che ti ho detto di dedicare. In questo caso, per esempio, posso fare, scrivere la data all'interno lì, l'utente ha inserito, e qui posso mettere una lista o qualsiasi altra cosa, un altro numero, quindi mi dichiaro una lista a caso, 2, 3, 4. Adesso, se io scrivo semplicemente, facciamo una cosa, lavoriamo con print prima senza creare un file ogni volta per il momento, facciamo così, facciamo print e scriviamo questo, vediamo un po' cosa succede, ok, come vedete se non facciamo niente lui scrive semplicemente una stringa normale, se aggiungiamo punto .format che è una funzione
sulla stringa è un metodo di tutte, che hanno tutte le stringhe, è un metodo che prende la stringa come una stringa di formattazione, cioè si assume, cioè cerca di capire, di trarre da questa stringa come vogliamo rappresentare le cose, cerca questi indicatori qui, che sono semplicemente una graffa e una chiusa graffa di seguito, e prende tutti gli elementi che diamo a format e li inserisce in ordine lì dentro. Quindi per esempio come primo parametro gli diamo time punto, non mi ricordo se c'è now o semplicemente time, dovrebbe essere, ci dà il tempo attuale, credo sì sia time, sì, ritorna il tempo corrente, eccetera, eccetera, ok, time, la funzione time del modulo time, e poi inseriamo una lista, per esempio, se inseriamo questo, ok, il tempo non è rappresentato proprio in un modo fantastico al momento, però come vedete ha riempito la stringa, ha riempito quegli spazietti, ci ha inserito queste cose qui. Questo qual è il vantaggio? Possiamo usarlo, intanto è più flessibile, anche se dovete usare print, secondo me, senza stare a concatenare vari pezzi che poi vi perdete. Se avete una cosa strutturata, se avete diciamo delle stringhe strutturate in un certo modo, è più comodo fare così. Vantaggio è che tutta quella cosa lì alla fine risolve come una stringa, cioè viene trasformata in una stringa lì all'interno di write, che è un metodo che accetta una stringa, io posso dare tutto questo, alla fine posso fare log.close. Se io eseguo questo adesso, all'interno di log mi ritrovo questa cosa qui. Una cosa interessante che consiglio sempre di fare con i file è l'utilizzo del blocco with di Python, che è una cosa un po' particolare, hanno quasi nessun linguaggio, però è interessante. Il blocco with cosa serve? Cioè, qual è il problema che cerca di risolvere? Il fatto che, molto comune, ve lo assicuro, ci si dimentica di fare log.close. Quando ci si dimentica di chiudere un file, intanto quando facciamo log write non vuol dire che i dati vengono scritti in quel momento. Molto probabilmente il sistema operativo li mette in un buffer, li mette lì. Nel momento, se vogliamo esplicitamente, senza chiudere il file, scrivere, possiamo fare un flush, che è tipo come lo sciacquone della toilette, letteralmente, cioè scarica, scrivi tutto dentro, butta via tutto, svuota il buffer e scrivi nel file, se vogliamo farlo normalmente. Oppure il sync è una cosa un po' diversa a livello di sistema operativo, però il concetto è quello, cioè anche Linux a livello suo, anche solo copiando un file, ha dei buffer che alloca nella RAM utilizzata, e con sync lo obblighiamo a close, fa automaticamente un flash, quindi se quando chiudiamo il file ci viene garantito che tutto è scritto. Per esempio, se abbiamo un log, mi è capitato una volta di dover fare un'applicazione che doveva loggare la parte di login, era molto importante, dovevo assicurarmi che appena qualcosa succedeva venisse loggato, io scrivevo una cosa simile all'interno del file e facevo subito un flush, perché volevo essere sicuro che venisse subito scritto nell'hard disk e il sistema operativo, per un motivo o per l'altro, per ottimizzare le performance, non mi aspettasse un minuto oppure altre 20 righe prima di scrivere il contenuto. Ma posso fare una domanda? Certo. Quindi se close fa il flush, può anche chiudere senza scrivere i dati? Cioè tu dici... Se non mi accorgo che non volevo scrivere, posso anche chiudere il file senza scriverlo? Cosa intendi? Fare un flash senza fare close? No, fare close senza fare flash. Sì, sì, il close fa già flash dentro. Senza fare flash. No, close fa il flash. Perché vorresti evitare il flash? Non scrivi nel file e non fai write. Se hai un'altra... Se hai un'altra funzione che ti sta... Sì, forse perché hai in mente qualche tipo di programma in particolare adesso, dove ti stai immaginando uno scenario, ma c'è qualche... Cioè, non ha senso non voler fare flash, anzi il contrario. Cioè, non fare flash sono dati persi. Dati persi uguale brutto. Cioè... Immagino che lo stai scrivendo in Word e dici salva, nulla, cioè...
Ah beh, quello intendi, ho capito, probabilmente ci sarà un metodo, presumo, che chiude senza, ho capito cosa intendi, sì. Non lo so onestamente, non mi sono mai posto. Sono scrivi, a me che non eccezione, però fuori non saprei. Non saprei, può essere ci sia un modo comunque. Effettivamente, sì, adesso effettivamente ho, cioè, però non, cioè, anche se ci fosse non è una cosa molto usata. Ok, e per concludere velocemente stavamo dicendo, ah sì, il block width è molto utile con i file. Block width, non so i dettagli precisi, ma ogni qualvolta ho qualcosa che può essere chiuso, anzi che deve essere chiuso, meglio detto, che può essere un file, può essere una connessione diretta, può essere qualsiasi cosa che ha il concetto di chiusura, cioè una volta che ho finito di usarla devo dire a Python, all'oggetto, che ho finito, perché deve fare delle operazioni particolari necessarie a assicurarmi un completamento corretto, diciamo, delle operazioni. Ogni volta ho qualcosa del genere, posso fare, usare questa sintassi with open ta, oppure la funzione o quello che, diciamo, voglio usare e poi chiudere, as file, as log in questo caso, due punti, tutto quello che c'è qui sotto a with viene eseguito in pratica con, è come avessi fatto log è uguale come prima, log uguale open eccetera, tuttavia cosa succede? Quando esci dal blocco with fa close in automatico. Questo io vi consiglio di farlo sempre, così non dovete preoccuparvi del close, cioè siete sicuri che una volta che esce da questo blocco avete non, il file sia a posto, non dovete preoccuparvene. In più è molto più chiaro perché sapete che tutta questa roba viene fatta con il file aperto. Da qua in poi non c'è più il file aperto, non avete più il file. Diciamo che vi aiuta a incapsulare, a dividere meglio, a capire dove fate cosa, tra virgolette. Possiamo vedere in un log, per esempio, possiamo ma potrebbe essere tipo una specie di piccola sottofunzione, no? Una funzione di tipo, cioè questa qui? Sì, interno? Sì, più o meno. Sono, sì, è una sequenza come nel blocco if, tu hai una sequenza di statement, di istruzioni da fare solo in quella condizione. Tu qui, in questo caso, viene sempre fatto, a meno che non fallisca l'apertura. In quel caso tutto il blocco with ti fa partire l'eccezione, dovresti, bisogna incapsulare tutto questo praticamente all'interno di un try. Se io, ad esempio, per blocco with l'avessi spostato all'interno di una funzione di un altro modulo, poi meno dove vuoi, se l'avessi fatto per un, il close sarebbe venuto, no? Sì, sì. Sarebbe venuto perché sono saltato di una, come si chiama, un trace, di un livello. Sì, cioè il blocco with praticamente ti fa questo, che specifichi qui, lo assegna a questo e esegue tutto quello che è nestato all'interno del blocco, quindi come nel blocco if esegue tutto il codice che è nestato all'interno se si avvera la condizione, qui lui, salvo eccezioni, ma quelle diciamo che possono sempre succedere, quindi non le consideriamo, qui lui fa sempre, non è un if, non è condizionale, non è neanche un ciclo, non lo ripete questo, lui fa questa cosa, assegna log questo, esegue tutto quello che c'è qui sotto, in pratica con questo valore a disposizione, questa variabile a disposizione che ti rappresenta in questo caso il tuo file aperto, e dopodiché ti fa il favore che automaticamente nel momento in cui tu esci, quindi se adesso qui ho un'altra istruzione, per esempio ciao, nel momento in cui viene eseguita questo è già stato fatto in automatico log.close, cioè è già stato chiuso il file, non ti devi preoccupare di aver di chiudere il file eccetera, perché magari rischi di perdere dati e tutto. Credo che copra anche alcuni errori di apertura del file, with. Quello che coprire anche degli errori interni, degli errori del suo file. Andiamo a vedere la fine documentazione, serve a quello, così vediamo anche un po' come si consulta la documentazione. Beh, basta cercare su Google un motore di ricerca da qualsiasi parte, bitmap sono tutti quanti questi statement. Ok, e questo si è scritto sulla prima linea? Sì, ho letto anch'io.
Airblock ti fa il Cost Manager e si è incapsulato per un componente di uso, quindi vedi che fai sempre già incapsulato all'esterno del script. Perfetto, quindi teoricamente, stando a questo, questo per esempio non lo so. Sarebbe meglio sostanza per scrivere questo. Però non mi lascia mica fare accept sotto a Wiz, quello era quello che intendevo. No, ma di accept è il tipo open. Ah, ok, sì, 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 sì. Ok, ok, va bene. L'ultima cosa che mi è venuta in mente, mi sono dimenticato, poi chiudiamo qui perché sono le 11. Una cosa interessante che si può fare sulle stringhe e sulle liste, che abbiamo detto sono cose simili, ma in realtà su tutte le collezioni anche non ordinate, è controllare, voglio sapere se c'è un elemento o più elementi all'interno di una collezione. Se ho la mia lista che è 1, 2, 3, 4, 5, posso fare if, quindi uso un if perché mi sto chiedendo se avviene qualcosa, se 5 in lista, allora scrivo qualcosa, per esempio. Posso farlo con le stringhe, per esempio facendo stringhe uguale a ciao mondo, posso chiedermi addirittura if mondo in stringa. Qua cioè, farò qualcosa in questo caso, c'è mondo. In questo caso mi dice che c'è il 5, c'è mondo anche. Se mi chiedevo se qui c'era, anzi, se qui tolgo il 5, non c'è più il 5, e se dalla stringa non metto più mondo, sparisce quello. Questo è un cheat, se lo sogno, no? Esatto. Questa è una delle cose per cui Python è parco giochi come l'ultima volta per chi arriva da C, perché in C dovevate fare per, non potevate neanche fare per ogni elemento in lista, dovete fare per creare un indice, quindi l'equivalente sarebbe per i in range da 0 alla lunghezza della lista in pratica, che sarebbe l'equivalente del codice C. Vado a prendere l'elemento iesimo della lista e vado a controllare se l'elemento iesimo della lista è uguale a quello che cerco. Se lo trovo, allora scrivo c'è 5. Questo è, sarebbe tradotto in Python. Questa è la parte del mondo ancora più difficile, però. Eh beh, sì, chiaramente sì. Eh sì, non mi vedo neanche a farlo, ovviamente. Avete domande, curiosità? Come vedete sono andato un po' a salti, cioè è una cosa abbastanza discorsiva, non sì, strutturata, nel senso che ho scelto gli argomenti da trattare, però ne ho parlato un po' così perché parlare di Python intero in due serate è impossibile. Ho voluto dare un po' di farinatura a quella che è un po' una, diciamo, una prima impressione, un primo approccio al linguaggio. Se avete domande, curiosità, cose da approfondire anche vostre, adesso volentieri, per quanto riesca a rispondere. Il dizionario, prima, quando vuoi aggiungere una coppia chiave elemento, sì, tu aggiungi, non essendoci la append, giusto? Non mi sembra ci sia la append, perlomeno io non l'ho mai. Ma tu aggiungi un elemento, ma senza conoscere la chiave eventualmente? No, non puoi aggiungere un elemento senza conoscere la chiave, perché come fai ad aggiungere un elemento a un dizionario? Se io dichiaro un dizionario vuoto e voglio aggiungere sulla chiave ciao, facciamo una cosa più chiara, sulla chiave nome, la parola Gianni, ok. Faccio così. Ok, ma tu adesso hai un dizionario già popolato dentro e non sai se ad esempio nome c'è già. Ah, ok, posso controllare if nome. Vabbè, devi controllare prima di sì, ecco, per forza. No, se vuoi, se non lo controlli lo sovrascrive. Lo sovrascrive? Sì. Questo però, è. Però potrebbe non essere quello che vuoi. Magari non so. Appunto, più che nome. Se è quello che non vuoi, allora si presume if nome in dizionario, allora faccio una certa cosa. E magari dopo lo cambio, quindi lo sovrascrivo, altrimenti se non c'era lo fare un controllo praticamente. Esatto, fai un controllo. Cioè, alla fine non è come un database che aggiungi roba,
cioè li devi controllare perché sennò non te ne sono sicuro. Se la chiave c'è già, o la sovrascrive praticamente, sì. Oppure. Sì. Sì, al contrario, ecco, il nome è un po', fa un po' di confusione, perché dizionario in informatica sarebbe una struttura dati che a una chiave associa uno o più valori. In Python si chiama dizionari. In realtà questi non sarebbero proprio dei dizionari, c'è un oggetto, una libreria che implementa i dizionari veri e propri. Queste sono mappe, si chiamerebbero mappe, cioè mappano da chiave a valore. Se no, comunque nei manuali parlano del dizionario come. Sì, sì, come sì, lo chiamano dizionario. Ci sono dizionario? Sì. Sì, sì, non ho mai capito perché. Bisogna sapere di hash per entrare in tecnico. Beh, sì, hash dictionary vuol dire semplicemente che il dizionario è implementato a livello sotto con una funzione di hashing sulle chiavi. Quella è l'unica cosa. Ok, se... Altre domande? No. Okay.